Ciao e benvenuti o bentornati sul canale. Nel video di oggi voglio mostrarvi come ho dipinto queste gocce con la tecnica dell'acquarello con diverse modalità. Cioè la tecnica di base è sempre la stessa, ma vi mostro all'interno del video come si possono dipingere in modi differenti, quindi questa cosa poi può essere riutilizzata all'interno dei vostri dipinti. Avevo già realizzato un video a tema gocce, lo trovate sul canale, ve lo lascio qui in alto e sotto in descrizione, ma secondo me quello è un po' un passaggio successivo, perché avevo dipinto queste gocce sopra ad una foglia e dal momento in cui le gocce hanno questo effetto lente di ingrandimento, ingrandiscono quello che si vede sotto. Mentre in questo caso è proprio una tecnica base, perché non ho immaginato niente al di sotto di queste gocce, semplicemente una superficie piatta. Quindi dopo quel video andate a vedere l'altro, ma solamente dopo questo. E credo che dipingere delle gocce, fare queste cose così tecniche, così particolari, ci dà la possibilità di aggiungere quel qualcosa in più, quel dettaglio, quella particolarità che rende ancora più speciale un nostro dipinto. E quindi poi sono sicura che una volta che dipingerete una foglia o un petalo vi verrà tantissima voglia di aggiungere delle goccioline, perché fa proprio un effetto wow. Detto questo, se ancora non mi conoscete, io sono Ilaria Elisa Torre, sono un'artista, una storica dell'arte, e qua parliamo di arte, illustrazione, materiali artistici e soprattutto approfondiamo la tecnica dell'acquarello. Quindi se questi temi vi piacciono, iscrivetevi al canale. Ma adesso partiamo con il video tutorial. Ho usato questo verde turchese della Van Gogh su una carta 60% cotone della Canson. Come sempre tutti i materiali li metto in descrizione. Poi una paletta di ceramica per mescolare il colore dell'acqua e un panno di cotone. Ho prima di tutto studiato la goccia, le ho dato una forma molto tradizionale, intorno ho creato un'ombra e ho immaginato una luce che viene dall'alto. Quindi subito possiamo notare come la parte in alto ha dei luccichini e ha comunque un'ombra propria e un'ombra portata. Quest'ombra poi diventa un po' più morbida, quindi va un po' a alleggerirsi, e la luce attraversa dall'alto verso il basso la nostra goccia e crea un'ulteriore ombra, che è l'ombra portata sulla superficie. Appunto, come detto nell'introduzione, non ho immaginato niente sotto, né una foglia, nulla, solo una superficie. Anche l'ombra a sua volta non è un'ombra piatta, ma ha delle parti più luminose e delle parti invece più scure. Quindi iniziamo a pensare alla goccia in questo modo, nella sua tridimensionalità, e a capire quali sono i riflessi che si creano attraverso la luce. Diciamo che questo schema è quello che poi porterò in tutto quanto il tutorial, quindi una forma di goccia molto tradizionale, sembra quasi un barbapapà, e poi con questo verde turchese, a me sembra più un verde smeraldo, iniziamo creando questi luccichini e poi una parte più scura in alto, come abbiamo visto nel disegno a matita, e invece con il pennello bagnato portiamo il colore verso il basso. Poi con un pezzo di carta, una carta assorbente, rimuovo parte del colore e lavoro ancora questa parte sottostante, alleggerendo, quindi creando questo punto luce, e invece la parte più scura in alto. Diciamo che questo primo disegno è proprio per dare il senso della goccia. Andiamo a scurire un po' il bordo e una volta che la goccia è asciutta, altrimenti il colore rientra un'altra volta nella goccia con la carta, perché la carta trasporta il colore dove tutto è già bagnato, facciamo l'ombra e anche nell'ombra creiamo una piccola luce. Poi diamo una base di colore molto molto uniforme, e con questa tecnica del lifting, quindi del rimuovere, però quando tutto è ancora bagnato, andiamo a rimuovere parte del colore con il pennello bagnato ma comunque pulito dal colore, e ho vicino a me una pezzetta di cotone dove vado a pulire il pennello, poi ogni tanto lo ribagno e continuo a rimuovere e vado anche un po' a scurire il bordo. Mi vedrete passare da una goccia all'altra in attesa che le varie parti si vadano ad asciugare, quindi per vedere il disegno completo, il tutorial completo, dovete aspettare fino alla fine. In questo caso invece ho dato solamente un bordo, cioè ho praticamente lavorato in negativo. Tra l'altro c'è già sul mio canale un video dedicato alla tecnica al negativo, che è una tecnica molto affascinante, molto bella nell'acquarello, e in questo caso ho usato la tecnica al negativo per le gocce, ma proseguiamo più avanti. Facciamo di nuovo questa forma, in questo caso uso il masking fluid, io ho questo da Winsor & Newton, e vado a creare delle zone, c'è la parte del luccichio dato appunto dalla luce che colpisce la goccia, lo creo con il masking fluid e devo chiaramente aspettare che sia asciutto prima di passare il colore al di sopra.
Passiamo poi a un'altra versione ancora delle nostre gocce e diamo una base di colore molto uniforme, molto semplice, creo questo rettangolo, ma in questo caso voglio aspettare che tutto sia asciutto. Quindi torniamo invece sulla goccia che intanto si è asciugata, quella dove avevamo fatto praticamente il lifting, e a questo punto dobbiamo tirarla fuori questa goccia, quindi partiamo con il suo contorno e poi lo andiamo a bagnare, ricordiamoci che la base è asciutta. Allora, non ho fatto proprio la migliore delle scelte con questo colore perché è un po' faticoso da lavorare, inoltre non risalta tantissimo, è meglio per le gocce usare dei colori più scuri, ma poi lo vedremo più avanti. Quindi vado a lavorare su quest'altra goccia dove avevamo lasciato la zona completamente con il bianco della carta e a questo punto andiamo a lavorarla. Con la solita tecnica, quindi la parte in alto più scura, poi andiamo a scendere, diluiamo il colore e portiamo una parte più chiara in basso e se c'è troppo colore lo rimuoviamo sempre con il pennello bagnato ma pulito. Quindi ricordiamo sempre di avere vicino a noi due barattoli di acqua, uno dove sciacquiamo il pennello e uno dove preleviamo invece l'acqua pulita. Ho creato un video in cui do una serie di consigli per cose da non fare quando si dipinge con l'acquarello e tra queste appunto ci evidenzio l'importanza di avere due barattoli di acqua. Passiamo adesso alla goccia con masking fluid. Ho cambiato colore per scoprire un nuovo effetto, quindi sto usando il blu che sicuramente risalta maggiormente rispetto a questo color smeraldo. Intanto che il blu si asciuga, andiamo su questo rettangolo e in questo caso vediamo come dipingere una goccia su una parte di colore che si era completamente asciugato. Quindi andiamo a rimuovere il colore con il solito effetto lifting e poi andiamo a lavorare la goccia come abbiamo fatto prima. Quindi cerco di portare il colore in maniera uniforme a partire dall'alto, creando del volume intorno con i bordi e andando a rimuovere invece la parte sottostante dove voglio che ci sia più luce perché la goccia è attraversata dalla luce. Poi creo la solita ombra in basso, sempre perché ho immaginato la luce che proviene dall'alto. Chiaramente se la luce fosse venuta da destra o da sinistra, l'ombra sarebbe stata a destra o a sinistra, quindi sempre a ragionare sulla luce e da dove arriva. A questo punto l'altra goccia si è asciugata e vado a lavorarla. Come tutte le altre, con la solita tecnica, e cerco di farla risaltare il più possibile. Come potete osservare, a seconda della tecnica utilizzata, la goccia emerge di più o di meno, però è divertente utilizzare diverse tecniche per fare questo stesso soggetto perché poi può essere applicato in situazioni anche differenti, quando magari abbiamo già dipinto un soggetto e si è asciugato, allora andiamo a rimuovere il colore, piuttosto che calcolare di inserire la goccia in un momento diverso del nostro dipinto. Andiamo a creare l'ombra anche al di sotto della goccia che abbiamo realizzato prima con il masking fluid e vedremo poi rimuovendo il masking fluid quale effetto avremo ottenuto. Certamente su colori scuri io ho notato che l'effetto gocce emerge nettamente di più. C'entra anche la carta, chiaramente se la carta ha una buona composizione di cotone avremo un risultato nettamente diverso. Infatti nella goccia che avevo dipinto sopra la foglia, nelle gocce che avevo dipinto sopra la foglia, la carta era di cellulosa e quindi era stato un po' più difficoltoso. Qua mi avete visto nuovamente usare della carta assorbente per rimuovere il colore in eccesso e per far emergere ancora di più il bianco della carta e creare un effetto ancora più netto. Le gocce poi possono essere create di tante forme diverse e a seconda della forma andremo a collocare anche l'ombra e le luci. Poi ho utilizzato questa tinta neutra, che è una tinta che a me piace tantissimo. A questo punto con le dita ben pulite vado a rimuovere il masking fluid
e il masking fluido non lascia mai delle forme nette, bisogna sempre andare con la punta del pennello a dare dei nuovi bordi, nuovi contorni dove avevamo messo il masking fluido, quindi è così che sto procedendo. Però potete notare come il bianco della carta, quando si usa il masking fluido, è bianco puro, è proprio il bianco della carta che stiamo utilizzando, e quindi questo è un altro modo ancora per realizzare le nostre gocce. E poi vado a creare delle ombre. Disegno la forma della mia goccia su questa tinta neutra così tanto scura e con il pennello bagnato e pulito rimuovo la parte di colore dove voglio far emergere la parte luminosa della goccia, e già potete notare come risalta molto di più con questo colore scuro, perché fa emergere maggiormente le parti chiare. E quindi vi invito a provare a dipingere queste gocce anche in modi diversi. Mi piacerebbe, se le realizzerete, che mi mandate i vostri lavori, se vi va, che do un'occhiata. Magari nella mia pagina Instagram potete mandarmeli in direct, oppure potete iscrivermi alla mia newsletter, è gratuito, e lì possiamo restare in contatto e potete mandarmi i vostri lavori, per me è sempre un piacere. Quindi continuo a lavorare questa goccia su questo colore molto scuro e devo far emergere chiaramente la parte più trasparente, quindi forse bisogna lavorarci un po' di più. Scurisco la parte di ombra anche su questo azzurro, appunto cerco di lavorare bene quest'ombra, creando una gradazione, e a questo punto si tratta proprio di collocare gli ultimi particolari, quindi scurire alcune ombre, creare dei contorni un po' più netti e fare risaltare anche le luci, perché come abbiamo detto è un soggetto dove luci e ombre sono praticamente le protagoniste. E quindi con un ulteriore strato vado a lavorare le mie gocce. Non stancatevi di aggiungere particolari, di cercare di creare volume, perché non è così scontato, all'inizio il risultato non sarà magnifico, ma poi sicuramente vi verranno bene. Allora, si può usare una penna gel bianca, come sto facendo io adesso, per andare a rinforzare le ombre e creare questi luccichini, oppure della gouache bianca o della tempera bianca. Io mi trovo bene con la penna gel bianca, ma ho provato anche a utilizzare tranquillamente la tempera e l'effetto è comunque buono. Quindi vado a rinforzare un po' questo effetto di luce con la mia penna gel bianca, un po' su tutte le gocce, e potete notare come proprio le gocce vanno ad emergere quando aggiungiamo questi punti luce, hanno proprio un effetto wow. Questo passaggio non è necessario, ma comunque volevo farvelo vedere, quindi l'utilizzo della gouache sia per rinforzare punti bianchi, sia possiamo utilizzarla molto diluita per dare un ulteriore livello di chiarore, di bianco dove già il bianco esiste. Quindi è un po' uno di quei pochi casi in cui si utilizza il bianco nella tecnica dell'acquarello, ma come detto prima non è necessario, potevano anche restare così, ma penso che nei miei video sia utile anche vedere dove spingersi ulteriormente. L'importante è appunto per saperlo, per sapere cosa possiamo fare, poi scegliere se farlo oppure no. Quindi ho fatto anche questo ulteriore passaggio per far risaltare ulteriormente la parte bianca, la parte trasparente della goccia, e secondo me può stare molto bene. Qua intanto si è inserita una manina di una bambina che era intorno a me e poi se n'è andata. Ma adesso finiamo le nostre gocce con questi piccoli dettagli, e anche la matita bianca può venire in nostro aiuto per dare ancora più luminosità alle nostre gocce. Quindi ho messo un po' tutto dentro, ma poi scegliete voi se utilizzare solamente la penna gel oppure addizionare anche questi altri strumenti, cioè la gouache e la matita bianca. L'importante è il risultato che vogliamo ottenere, quindi possiamo anche un po' mixare, sporcare un po' la tecnica in questo caso. Spero che questo video sia stato utile e interessante per voi, in quel caso vi invito a lasciarmi un bel mi piace e a iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto vi lascio anche un altro video a tema gocce, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!